Ma dunque, su una cosa io sono d'accordo con Senaldi, e cioè sul fatto che c'è un po' di ipocrisia in questo Conte bis che si dissocia platealmente da quello che ha fatto il Conte 1. I governi sono organi collegiali dove si decide insieme e il Presidente del Consiglio è un primus inter pares. Se Conte avesse voluto impedire a Salvini di fare quello che ha fatto, avrebbe potuto e secondo me dovuto farlo. Detto questo, c'è un punto surreale. Salvini dice di aver difeso il sacro suolo della patria da una nave militare italiana piena di migranti. Questo fa parte della costruzione di un nemico, la costruzione di un nemico nero, di un nemico che viene da fuori, che è funzionale al fatto che Salvini non ha la minima idea di come risolvere i problemi degli italiani. C'è un grande malessere in Italia, ma il punto è che non è che per un nero di meno che entra in Italia c'è un bianco di più che sta meglio, mentre questo è ciò che Salvini vuol far credere. Dunque, dire che l'argomento principale è la difesa della patria dall'invasione è qualcosa che è proprio il fulcro della politica di Salvini, che è tutta una politica di costruzione di una narrazione. Bisogna stabilire, secondo me, e ci sono degli forti elementi di dubbio, se Salvini è andato oltre, cioè se ha usato le persone come strumenti di questa politica, ledendo i loro diritti fondamentali, sequestrandoli, tenendoli a bordo di una nave quando non doveva farlo. Non è un fatto secondario e non è un fatto che non interessi gli italiani. La politica, tutta la politica, è invadente e spesso violenta e usa le persone per raggiungere fini di potere. Io, se ci sarà un processo, lo seguirò con grande attenzione perché voglio capire fino a che punto Salvini si è spinto davvero nel costruire questa narrazione. Non mi pare una domanda infondata. Prego.